Siamo nella libreria di Massimo Busone per conoscere la situazione dei buoni libri delle scuole elementari, i cui costi gravano sul comune. Che è successo, signor Salve, Massimo? buongiorno. Buongiorno. È molto semplice, la dirigente della pubblica istruzione ha deciso che quei soldi che ci dovrebbero dare, Ma quali soldi? Dell'anno scorso o degli quelli dell'anno altri? scorso, del 2019-2020, li ha imputati a dicembre dell'anno 2019 e quindi fanno parte del dissesto del comune. Del dissesto finanziario. E quindi il comune a questo punto non può fare più niente, ma è andato tutto in mano a questo organo che è l'OSL, che dovrebbe liquidare tutte le fatture di dissesto. È da premettere che io a settembre parlai con l'assessore della pubblica istruzione perché avevo il sentore che poteva succedere una cosa del genere, e invece mi era stato risposto che come c'era stato il dissesto, le prossime fatture sarebbero state molto più veloci. Invece a febbraio-marzo, quando dovevamo fare la fattura, la dirigente ci ha proibito di fare la fattura, Ci ha bloccato ci ha proprio. bloccato, non ci hanno fatto fare le fatture e quindi adesso non abbiamo né una fattura né non sappiamo assolutamente Quindi niente. quell'anno ormai non... Sembra che siamo stati noi a mandare i responsabili. No, a noi abbiamo mandato i figli dei cittadini, no, la scuola con i soldi A nostri. scuola con i soldi Con i vostri. soldi E nostri. allora che avete deciso? Che hai deciso tu? Io non farò più i libri delle scuole elementari, né prenderò più i buoni delle scuole medie, perché anche l'ultima fattura delle scuole medie l'hanno fatta andare nel Ma scuola dissesto. media riguarda però la regione, è vero? E questo è ancora più grave, perché la regione ha pagato il comune di Nola, mentre il comune di Nola le ultime fatture non ce le ha pagate, sempre perché ha fatto entrare anche questo nel dissesto del 2018-2019. Parlando con vari assessori, tutti mi hanno dato ragione. Ma la dirigente ha deciso che è così e quindi penso che dovremmo andare in mano poi ad avvocati e E quindi vedere. da quest'anno Bussone, cioè La non cartoleria Jolly di Jolly, Bussone non farà non più. farà più... Cercherà di avere il meno possibile contatto con il comune, cercherà di non prendere più buoni o cedole da parte del comune di Nola. Invece di rendere più semplice le cose, No, si ma. Poi complicano. anche quest'anno è abbastanza particolare perché è da febbraio che siamo quasi chiusi, quindi questa forse è proprio la botta finale per farci decidere di chiudere completamente l'attività L'attività di cartoleria.